Il problema della disabilità al centro di un convegno organizzato a Roma dal FAND, federazioni tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità. Un parterre molto ricco ha partecipato ai lavori esponendo relazioni interessanti sul mondo dei diversamente abili, oggi più che mai nel pieno di una crisi economica che costringe lo Stato a elargire pochi fondi a disposizione di chi è meno fortunato. Giovanni Pagano, presidente FAND, una giornata importantissima oggi. Molto importante per noi oggi perché è il terzo anno, ma non sarà l'ultimo, perché istituiremo una giornata nazionale per il FAND Day, in quanto questa grande federazione rappresenta un numero elevatissimo di disabili, intorno ai 4 milioni, e a fianco a me ho il piacere di dire che ci sta il presidente onorario della FAND, professor Tommaso Daniele, presidente dei non vedenti, e quindi c'è una sinergia e una compattezza, e vogliamo assolutamente rappresentare le nostre criticità, vogliamo sfatare anche i falsi invalidi, anche i falsi ciechi, perché in quel caso lì debbano parlare con noi e non con chi si vada ad intervistare, perché i falsi invalidi, i falsi ciechi passano attraverso l'organismo malavitoso e noi non abbiamo nessuna responsabilità di tutto. Per quanto riguarda i falsi invalidi c'è anche la corruzione dei colletti bianchi, si può dire? Io non voglio dire queste, che ci sono i colletti bianchi, sicuramente qualcuno contribuisce a risolvere questi problemi. Noi desideriamo assolutamente che non si faccia risparmi sulla pelle del mondo della disabilità. Noi non desideriamo, diciamo così, piatire, non vogliamo chiedere elemosine. Noi vogliamo semplicemente dire a chi deve ascoltarci che i risparmi si fanno in altri settori, non su questo, e i risparmi si possono fare perché ci sono delle emorragie di denaro pubblico che viene speso in un modo non finalizzato. Abbiamo questa tremenda crisi finanziaria, economica, culturale, morale, politica, quindi ci troviamo in un periodo veramente drammatico, e secondo me questo è un po' il frutto della cultura del tempo. Questa cultura del capitalismo selvaggio che mette al primo posto i soldi, il successo, il potere. Secondo me noi dobbiamo innalzare la bandiera della resistenza e batterci per una visione diversa della vita, rovesciando un po' la scala dei valori esistenti per sostituirli con quelli previsti dalla nostra Costituzione. L'articolo 2 la solidarietà, l'articolo 3 l'uguaglianza, l'articolo 38, che articoli che poi troviamo, cioè principi che troviamo anche nella cultura europea. Quindi dobbiamo batterci per una riforma del pensiero dominante di questo periodo. I tagli del governo quanto stanno influendo sul... Del governo sono determinanti nel provocare il rischio di esclusione sociale. Per quello che riguarda i ciechi in particolare, noi abbiamo avuto mandato dallo Stato di erogare alcuni servizi, il libro parlato, i giornali, l'assistenza legale per l'istruzione, il lavoro, eccetera. Ora, questi contributi in qualche caso sono stati tagliati del 50%, in altri casi addirittura del 98%, questo significa dover licenziare il personale dedicato a questi servizi e soprattutto significa sospendere questi servizi che noi eroghiamo ai ciechi e agli ipovedenti. Quindi è una situazione davvero drammatica contro la quale dobbiamo batterci con determinazione come Unione, come FAND, ma io dico di più, come mondo della disabilità, o addirittura come mondo che crede nello Stato sociale, quindi nei valori dello Stato sociale. Cioè, parlando di disabilità bisogna comprendere tutto il mondo della disabilità, dall'invalido del lavoro, l'invalido per servizio, l'Unione Ciechi, l'Ente Nazionale Sordomuti e altre categorie. Dunque, cosa noi desideriamo? Prima di tutto che lo Stato, che deve essere il garante nazionale di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione giuridica della disabilità in atto, devono avere un trattamento economico che gli dà la possibilità di essere dignitosi come tutti gli altri che hanno la possibilità di lavorare.
E noi assistiamo ormai da tanto tempo che le sperequazioni esistenti sia sotto forma per le patologie che concorrono alla classificazione della disabilità, sia dei trattamenti economici, sia sotto il profilo fiscale fra categorie di disabili. Questo non solo umilia il cittadino, ma umilia anche la democrazia di cui noi crediamo, e in qualità della mia categoria che hanno difeso le istituzioni, portano un cattivo esempio ai giovani, che la patria è uguale per tutti oppure a fare delle eccezioni secondo le persone che ci abitano. Noi vogliamo giustizia, ci auguriamo che il governo, nell'ambito di queste riforme che ne parlano tante, faccia una riforma che finalmente possa bruciare tutte quelle leggi che cozzano contro l'articolo 3 della Costituzione e diano un buon senso di cittadinanza, di onorabilità e dignitosità a tutti i disabili che hanno pari categoria, pari trattamenti anche ai fini fiscali. Onorevole, è una situazione davvero difficile per la diversità. Oggi cosa si può fare? Io credo che bisogna ripartire con un lavoro che è in corso, cioè un lavoro, il piano di azione per le disabilità e anche la Conferenza Nazionale della Disabilità saranno momenti in cui approfondire la situazione in cui ci troviamo e fare proposte che abbiano un respiro un po' più lungo. Smascherare anche i falsi invalidi è un elemento importante. Sui falsi invalidi si è detto tanto e non è il fenomeno più rilevante, sicuramente il falso invalido da dove c'è bisogna colpirlo, però soprattutto bisogna essere sicuri di garantire alle persone che hanno dei diritti che questi diritti diventino effettivi e non restino solo sulla carta. Queste persone più sfortunate delle altre, che messaggio vuole lanciare oggi? Beh, in realtà siamo noi che le consideriamo sfortunate, nel senso che non eliminiamo quelle barriere che rendono difficile svolgere una vita piena, una partecipazione piena alla vita civile, una possibilità di scegliere per la propria esistenza. Credo che con loro, e la FAND sicuramente rappresenta da questo punto di vista un impegno in questa direzione, con loro possiamo evitare queste discriminazioni, questi ostacoli che sono quelli che rendono diversa e difficile la loro esistenza. I tagli sono devastanti, l'allarme tra le associazioni dell'autismo ai non vedenti riecheggia tra la sala composta da persone con disabilità provenienti da ogni parte d'Italia. Sabina Savagnone, presidente ARPA, nel suo intervento è stata molto incisiva, cosa vuole rivendicare? Ma intanto vogliamo rivendicare il diritto alla vita delle famiglie e delle persone handicappate. Mai come in questo momento politico storico l'assistenza sta vivendo una situazione drammatica. Le poche conquiste che c'erano durate fatica in tanti anni, oggi questo nostro Stato lo stanno distruggendo, quindi tentano di eliminare i pochi servizi di riabilitazione, chiedono delle partecipazioni economiche alle famiglie insostenibili per le famiglie, quasi a scoraggiare, a punire da una parte le famiglie. Pare che lo Stato voglia dire: ah, ma tu hai voluto un figlio handicappato, ora ti castigo, o paghi o te lo tieni a casa. È in contrapposizione a noi chiedono tutte le tasse, tutti i contributi che chiedono tutte le altre famiglie. Quindi è come se lo Stato avesse paura, vergogna e voglia con questi provvedimenti cancellare i nostri figli e la nostra vita, quindi le famiglie. Pensioni troppo basse? Pensioni troppo basse? Manco un cane si può reggere. Una persona di 50 anni non autosufficiente vive oggi con 250 euro al mese. Quindi se questo si può chiamare pensione, noi abbiamo quasi vergogna anche a dirlo, insomma. Quindi noi con forza, come organizzazione delle famiglie e come FAND, rivendicheremo al governo. Mi fa piacere pensare che il Presidente del Consiglio conosce il sociale, viene da una sua cultura per cui ha la conoscenza di questo settore, e mi voglio immaginare che metta questi provvedimenti nelle priorità, perché questa è una priorità, è una priorità sociale proprio, è una questione di vita o di morte. Gli handicappati siamo tanti, sono più di 3 milioni, padre, madre, operatori, quindi se non si interviene in questo settore è segno che c'è una cecità politica tale da veramente distruggere un patrimonio culturale e sociale che è proprio della nostra democrazia e nello stesso tempo di farci morire, insomma. Io non credo che nessuno voglia ammazzarci, quindi mi auguro e voglio essere ottimista.